Questa è Palu, o meglio, quello che rimane della città principale della parte centro-occidentale dell'immensa isola indonesiana di Sulawesi. Il terremoto e il successivo tsunami di venerdì scorso l'hanno ridotta così. È una lunga interminabile distesa di cumuli di macerie. Poche case hanno retto alla furia degli elementi, soprattutto al maremoto che con onde alte anche 6 metri si è abbattuto implacabile sulla costa. La città è in ginocchio, manca la corrente elettrica, scarseggiano cibo, acqua, medicine e carburante. Per accaparrarsi qualche litro di benzina o ci si mette in fila diligentemente oppure si prova a rubarla tentando di raggiungere i serbatoi sotterranei dei distributori fuori uso. Per disperazione alcuni negozi sono stati presi d'assalto dalla gente, è dovuta intervenire la polizia con i lacrimogeni. Il caldo e l'umidità aumentano esponenzialmente il rischio di epidemie. Si scavano fosse comuni per seppellire il più in fretta possibile i corpi delle oltre 1300 vittime della catastrofe, ormai in stato di avanzata decomposizione. Tra queste anche 34 ragazzini, studenti di teologia, recuperati oggi sotto le macerie di una chiesa cristiana nei pressi di Palu. E quello dei morti purtroppo è un bilancio destinato ad aumentare. Sono tante le persone che mancano all'appello mentre non si conosce ancora la situazione di molti villaggi in cui i soccorritori per il momento non sono riusciti ad arrivare. Per gli oltre 60.000 sfollati sono giorni difficilissimi. Chi ha potuto ha già lasciato la zona. In molti hanno trovato riparo all'aeroporto di Palu, dove è stato allestito un centro di raccolta. E altre due scosse di terremoto sono state registrate al largo dell'isola di Sumba. Siamo sempre in Indonesia, ma a centinaia di chilometri a sud di Sulawesi. La più forte, 6.3 gradi della scala Richter, ma per il momento non arrivano notizie di danni e di vittime.